Lode e onore a te, Padre Santo, tu che sei e che sempre sarai, creatore e onnipotente Signore, che in tuo Figlio manifesti la tua essenza e la tua sostanza, per manifestare al mondo intero la tua volontà, di Padre, di Figlio e di Spirito Santo. Lode e onore a te, Padre Santo e Buono. A te oggi ci inchiniamo per amarti e riverirti, oggi e nei secoli dei secoli. Amen. Amati figli e fratelli, oggi è festa, grande e incontenibile. La gioia che viviamo nel nostro cuore, nel festeggiare il cuore del Padre. Una festa nuova della cristianità che la nostra Chiesa ha voluto e vuole donare ai suoi figli e al mondo intero che oggi ancora è animato dalla buona volontà. Dio è Padre, è Figlio ed è Spirito Santo. E questa è la sua dimora, dimora del Padre, nuova Gerusalemme, scelta dal Padre per radunare i suoi figli e completare l'opera che nel suo cuore ha manifestato, per accogliere gli uomini di buona volontà, per accogliere tutti coloro che sono anelanti e alla ricerca della verità, per tutti coloro che avendo smarrito ed essendo smarriti per le vie di questo mondo, sono alla ricerca della via maestra per poter nuovamente vivere la vita, l'essenza e la sostanza della vita, che è l'amore. Questa è la dimora del Padre, dove il Padre effonde il suo amore di bimbo. Fa ascoltare il suo battito che dona la vita, diffondendo al mondo intero la sua volontà, che qui si realizza per completare il piano di amore e di redenzione, che tramite Maria e tramite il Figlio di Dio qui si completa. Questo è il centro dell'infinita misericordia del Padre, perché attuando la sua giustizia, tanti sono coloro che avranno bisogno del suo amore di Padre, di Figlio e di Spirito Santo, per donare ancora una volta splendore al suo cuore, per donare ancora una volta splendore alla sua casa, per donare ancora una volta splendore alla nuova Gerusalemme. Quello splendore che tanti hanno tolto, smarrendo la via, abbiurando e diffondendo false dottrine. Una è la dottrina del Padre, l'amore. Cristo Signore, il Figlio che qui il Padre ancora una volta ha inviato per radunare, unire e vivere, far vivere a tutti una leggerezza santa, affinché tanti possano, potessero e potranno riconoscere il Padre nel Figlio, come vero Dio e vero uomo, in colui che è sceso ancora una volta per manifestarsi bimbo, fanciullo, affinché tutti in quella fanciullezza potessero ritrovare lo splendore iniziale, quell'originalità viva che il cuore del Padre ardentemente attende di vedere in tutti, per poter nuovamente vedere il sorriso di Dio sul volto dei suoi figli. Il tempo è del Padre, e nel suo tempo il Padre completa e agisce per far trionfare il suo popolo, quel popolo santo che qui il Padre ha radunato nella nuova Gerusalemme, per radunare tutti sotto un unico pastore, che è Cristo Signore, che manifesterà al mondo intero la sua presenza, per far consistere tutti in Cristo e in Maria, affinché
l'amore fatto persona, che è Cristo, che dimora in Maria, possa consistere nel cuore di tutti coloro che sull'esempio di Cristo e di Maria vogliono vivere per divenire tanti piccoli Gesù e tante piccole Maria, unica espressione dell'amore del Padre. Amati figli e fratelli, e soprattutto voi, amati giovani, che siete giovani nel cuore, a voi dico, voi che volete rimanere giovani, voi che volete abbracciare l'eterna fanciullezza sull'esempio dell'eterna fanciulla di Maria, sull'esempio di colei che ha incarnato le virtù mariane nella totalità, amatevi nella totalità, sappiatevi amare come il Padre ci ama. Qui il Padre ci ha fatto dono del suo cuore, un cuore puro, santo, buono, misericordioso, un cuore vivo, 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 di cui si ode il battito. Ma per udire il battito del Padre, quel battito che dona la vita, si devono spegnere tutti i frastuoni, tutto ciò che il mondo propina, si deve tagliare ogni legame che porta a vivere il mondo, che porta a rimanere uniti a ciò che è male e peccato. Solo così, spegnendo questi rumori molesti, allontanando ogni tentazione e allontanando tutto ciò che è mondo, si potrà distinguere e distintamente udire il battito che dona la vita, quel battito che dimora in questo tabernacolo, quel battito di colui che è vita, di colui che è sceso dal cielo, che incarna l'essenza e la sostanza del Padre, dona la vita ai suoi figli. Colui che pascerà il suo gregge per l'eternità, colui che radunerà il suo popolo in questo ovile santo, unico ovile che manifesta l'essenza e la sostanza dell'amore, quell'amore che dona la vita. Nessuno può donare la vita, solo il Padre, che grazie al sacrificio salvifico del Figlio, unito al sacrificio salvifico di Maria, di colei che è ancella, sposa, madre e regina, dona la vita a coloro che vogliono eternamente vivere l'amore di Cristo e di Maria, a coloro che morti al mondo e al peccato vivono con l'unico desiderio di dare gioia al cuore di Cristo e di Maria, seguendo il loro esempio e mettendo in pratica i loro insegnamenti. Non apparenza, ma totale e viva concretezza, per manifestare l'essenza e la sostanza di questi insegnamenti. Non teoria, ma vivo amore, vivo esempio. Questa è la dottrina che sgorga dal cuore del Padre. Tanto più i figli si manifesteranno docili e mansueti alla volontà del Padre, e tanto più il Padre potrà agire nel cuore di ciascuno. Ma nulla il Padre può e potrà nel momento in cui la volontà di respingere il suo amore sarà viva. Ecco perché a voi, amati figli, dico: siate docili e siate mansueti alla volontà del Padre. Non ergetevi, non permettete al vostro io di ergersi per poter offuscare l'amore di Dio. Siate docili, siate mansueti come l'agnello di Dio che si è immolato per compiere fino in fondo la volontà del Padre. Non si è sottratto alla sua volontà, ma con amore ha abbracciato quella volontà pur di dare gioia al suo amore, al suo cuore.
E così, sul suo esempio, fate voi. Imitate il suo esempio, imitate l'esempio di Maria e nulla mancherà. Il Signore è il mio pastore, è scritto, non manco di nulla. Questa è la via che ciascuno oggi e sempre seguirà. Quanto più vorrà seguire e amare Gesù. Il resto, le parole che non portano frutto, le lasciamo ad altri. Noi qui siamo stati chiamati per portare frutto, perché tanti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Non rifiutate l'amore del Padre. Non rifiutate l'amore che dona la vita. Questo dico a tanti che sono lontani da questa casa, che sono lontani dall'amore di Dio, che sono lontani dall'unica via che dona la vita. L'amore del Padre è vita. Questo è l'insegnamento intramontabile ed eterno che questa Chiesa mai svenderà, ma che sempre vorrà proclamare al mondo intero. Tornate a Dio, tornate al suo amore, tornate alla vita, alla vera vita, quella vita bella, semplice e leggera che il Padre ci ha donato fin dall'origine. La vita che pone al centro l'amore verso Dio e verso il prossimo. Tornate tutti oggi, in questa festa solenne dedicata al cuore del Padre, ai suoi insegnamenti vivi e santi, intramontabili ed eterni. Date gioia al suo cuore del Padre, dategli amore, ripagatelo di tutto l'amore che il Padre, senza calcolo e senza misura, ci ha donato, ci dona e sempre ci donerà. Lasciate ciò che è mondo, lasciate le sue lusinghe, lasciate il suo fascino e tutto ciò che è apparenza. Venite qui, dove vi è il centro dell'infinita misericordia del Padre. Il Padre vi aspetta per donarvi il suo abbraccio di Padre, per mondarvi da ogni peccato e farvi rinascere a vita nuova nell'amore in Cristo e in Maria, a Cristo e a Maria, per Cristo e per Maria. Qui, in questa terra d'amore, Nuova Gerusalemme, dimora l'amore di un Dio Padre che ci ha chiamati ad essere figli nel Figlio. Amore, figli e non sudditi, figli, un Padre che è Padre buono e amoroso, non un padrone, così come tanti oggi nel mondo vogliono e sempre più vogliono essere per soggiogare coloro che non trattano da figli, ma che trattano da sudditi. E questo comportamento scellerato porterà questo mondo verso un baratro sempre più vivo, perché tanti sprofonderanno nell'egoismo e nell'arrivismo, nel voler sottomettere sempre più tutto e tutti. Non così per i figli di Dio, non così per tutti coloro che sono figli di questo Padre buono e santo. Qui, in questa terra, dimora l'amore di questo Padre, un Padre che ha donato una parte di sé, suo Figlio, per unire tutti i figli in quel Figlio che è vita, quella vita che va compresa, amata nell'essenza e nella sostanza, quella vita che porta frutto, quella vita che in Dio mai si perde, ma si ritrova, quel senso della vita che porta in sé quel legame vivo e profondo tra il Padre e i figli. Un Padre che ha sempre accompagnato nel tempo e per tempo i suoi figli, per arrivare oggi alla conquista della vita eterna, per essere figli attivi nel regno del Padre, non passivi, perché il regno è attivo. Il regno qui è vita, concretezza per tutti coloro che spogliandosi di se stessi vogliono rivestirsi dell'amore del Padre, l'amore
colui che è, quell'amore che salva, quell'amore che è vita, quell'amore che non crea distinzioni, ma che vuole unire tutti in quella comprensione santa del Padre buono e santo, misericordioso e giusto, vivo, vivo, vivo. Un Padre che qui ci ha donato l'amore, l'amore che dona la vita. L'amore è vita. Questa è l'essenza e la sostanza che da questa Chiesa oggi ancor di più si manifesta. E questo è il titolo del nuovo atto di magistero che oggi, in questa festa solenne e santa, la Chiesa promulga. L'amore è vita. Questo è ciò che come pontefice diffonderò oggi ai figli della Madre Chiesa e a tutti gli uomini di buona volontà, affinché da questa terra d'amore l'amore possa effondersi nel cuore di tanti che sono alla ricerca del vero amore, Cristo amore, che sono alla ricerca della vita, che sono alla ricerca della via che conduce alla salvezza, Gesù, il Redentore, Cristo Signore, il Salvatore, Cristo Signore, colui che è vita, che pascerà il piccolo resto di Israele per l'eternità. Oggi, in questa festa solenne, viviamo l'infinito amore del Padre che sgorga dal suo cuore santo, fonte dell'amore, fonte della vita, che in questa culla risiede e dimora. Come dice il Salmo, l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio, qui, in questa culla, l'amore di Dio dimora. E noi ti ringraziamo e ti lodiamo, Padre Santo, perché ai tuoi figli non hai nascosto la tua presenza, ma hai manifestato e manifesti il tuo volto di Padre, di Figlio e di Spirito Santo, facendoci sperimentare l'essenza e la sostanza del tuo cuore. Amore, puro amore, l'amore puro e santo che dona la vita. E così sia.